Si è appena votata per la quinta commissione consiliare riguardo la pubblica istruzione, beni culturali, turismo e sport, politiche giovanili. Di questa commissione fanno parte i consiglieri Giacalone Isidonia, Firenze, Impeduglia, Ingargiola che è accanto a me, Diadema, Foggia e La Grutta. Allora, consigliere Ingargiola, una commissione questa molto importante, si parla di sport, quindi come se fosse anche una continuità, un argomento che lei conosce molto bene. Sono grato al Consiglio Comunale che ha voluto premiare con questa votazione la mia figura, la mia persona, in una commissione così importante che può avere e sicuramente avrà una continuità nel lavoro svolto assessoriale come assessore dello sport di questa città. È una commissione importante perché ci sono delle argomentazioni molto importanti nell'ambito sportivo. Abbiamo il manto erboso del Navaccara che per ora sta per essere rifatto, per cui deve essere ben seguito. Abbiamo una manifestazione come l'Oscar dello sport che sicuramente questa amministrazione vuol continuare a fare e credo che si possa fare il 25 d'agosto. Oggi ha dato la conferma il designatore degli arbitri seriali, ex arbitro internazionale Domenico Messina, confermando che presenzierà alla manifestazione. Sono contento perché oggi abbiamo ricevuto che una parte dell'Italia può ben figurare e sicuramente farà una bella figura al mondiale che si svolgerà domenica in Brasile, avendo la figura dell'arbitro Rizzoli come arbitro della finale Germania-Argentina. Per cui piangiamo con un occhio e possiamo dire se siamo fortunati nel poterla avere il 25 agosto anche a Mazara Andrea Rizzoli. Ripeto, c'è tanto da lavorare, ma sono fiducioso perché posso dire di avere una commissione di giovani che hanno voglia di lavorare e che sicuramente alla fine potremo fare un lavoro che servirà a questa amministrazione e alla nostra città. Qual è la situazione attuale dello stadio? Chiariamo appunto questo argomento. Io ho lasciato qualche mese fa, ho lasciato i lavori che già la gara si era svolta la gara e che si potevano iniziare. So che c'è qualche cavillo, non ho più seguito personalmente anche perché non era di mia competenza, non avevo un ruolo per poter seguire questi lavori. So che si stanno iniziando. La federazione mi ha fatto qualche telefonata e siccome sono vicino a questa amministrazione, vicino a questo sindaco che tanto sta facendo per questa città, io sono sicuro che alla fine quest'estate possiamo già avere i lavori svolti di questo stadio e poter iniziare se non alle prime giornate di campionato, magari verso la fine di settembre, poter giocare in uno stadio che è uno stadio bellissimo, quello di Mazara, con un manto erboso per altri decenni. Della quinta commissione fa parte anche la consigliera Diadema, una commissione molto interessante. Quali sono gli atti da portare avanti sotto questi argomenti? È una commissione, come hai detto tu, interessante perché raccoglie diversi elementi, diversi aspetti. Per cui se vogliamo rilanciare la città, abbiamo sempre detto che il turismo è la leva che può risollevare un po' questa triste economia, per cui il mondo dello spettacolo sarà incentivato con tutti gli atti della commissione che saranno sicuramente volti a chiedere all'amministrazione il più possibile eventi, anche semplici, non grandi eventi che costano chissà quanto alle casse comunali, ma eventi che siano ripetuti, che siano costanti nel tempo, che riescono a portare gente nelle nostre vie cittadine e che sia gente di un turismo non solo internazionale ma anche di un turismo locale limitrofe. Rieletto anche nella quinta commissione il consigliere Foggia, una commissione che ti si addice anche sotto un certo punto di vista, lo sport, lo spettacolo sono argomenti che comunque si addicono molto anche al tuo stile di vita. Intanto devo ringraziare nuovamente tutto il consiglio comunale perché ha riconosciuto in me magari una persona capace per quanto riguarda queste deleghe della commissione. A proposito, come hai detto
bene tu, ho lavorato molto sul mondo dello sport questi 5 anni, ho lavorato pure nel mondo dello spettacolo, delle manifestazioni, ma non solo, abbiamo lavorato pure molto nel campo della pubblica istruzione, nelle scuole. Io questa commissione la volevo fortemente perché credo nel valore dello sport, perché è lì dove io mi sono creato, mi sono cimentato, credo molto nella scuola e nella pubblica istruzione e anche nel mondo della cultura, e quindi di conseguenza chi, diciamo, anche perché ho ricoperto anche il ruolo di presidente in questa commissione, c'è stato un parecchio amore di lavoro, con sempre lì anche con atti di indirizzo, siamo stati anche vigili sugli impianti sportivi della città di Masa del Vallo, siamo stati anche promotori per quanto riguarda la situazione del manterboso dello stadio, siamo stati anche promotori di realizzare un campo bocce che ancora si deve fare, sicuramente lavoreremo anche per questo lì a Borgata Costiera, ma anche creeremo magari, cercheremo di invitare l'amministrazione comunale a realizzare anche un parco gioco a Mazara 2, come già abbiamo fatto sul lungomare, che è stata una proposta proprio fatta dalla quinta commissione consigliare. Naturalmente lavoro ce n'è parecchio, lavoreremo, vigileremo, ma un'altra cosa è certa, dobbiamo cercare di riportare la tratta Mazara-Pantelleria nell'interesse di sviluppare il turismo di passaggio, che è quello che ci viene a mancare, perché proprio la quinta commissione tratta di turismo, e per questo rinviterò sicuramente il sindaco a parlare con la Regione Sicilia, perché è proprio lì che si decide di riportare il collegamento con le isole per quanto riguarda Pantelleria, e se possibile potenziarli anche verso Lampedusa e Favignana.